siamo arrivati a Rotterdam, la seconda tappa bella, cioè filata liscia come l'olio. Qua c'è una serenità pazzesca, diciamo che stiamo andando alla grande. Ci manca un po' di risonanza mediatica sulla quale sto lavorando, stiamo lavorando con grande Emiliano, e ci manca la figa. Alla grande ragazzi, questa non è marijuana, ma è biancospino, benvenuti in questo splendido e nuovo video. Questi quattro elementi, compreso me medesimo, sono i protagonisti di questa grande avventura nata per accompagnare, supportare e documentare l'impresa di uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi nell'attraversamento dell'Europa in solitaria, ovviamente in bicicletta. Non molla, non molla Nicoletto, è un gigante, è un leone, non molla, ci ha superato, attenzione, in salita, riparte, è un'emozione pazzesca signori, è pazzesca ancora lui, è ripartito, alla grandine, Nicoletto c'è, non molla, oh Cristo non ce la faccio più. Dato il budget estremamente risicato ho dovuto fare anche il telecronista e dopo aver presentato nel 2020 ufficialmente il docufilm di questo folle viaggio abbiamo deciso, grazie all'idea del grandissimo Emiliano Merlo, di raccogliere il materiale extra e farci varie puntate che potrete trovare ogni venerdì sul canale che vi lascio in descrizione, quindi iscrivetevi a questo canale che vi lascio in descrizione oltre appunto che al mio ovviamente. Mi sto giocando tutto con Europa Park, Emiliano, tutto, tutto, carriera, virilità e libertà. Nicole, come ti senti? Emozionato. No, no, dai. Ma pronto fisicamente? Sono prontissimo fisicamente, poi c'è Rocco con me, quindi mi sento tranquillo. Saprò aiutarti nei momenti di difficoltà e tu saprai grazie valorizzare quello che è il mio lavoro. Grazie. Sono onorato, eccitato, in tutti i sensi. Ah, dimenticavo di dirvi, io sono Rocco, faccio il regista e oltre a potermi trovare molto facilmente ogni pomeriggio più o meno devastato sulle panchine di Milano Nord a sorseggiare del succo di pompelmo, forse vi ricorderete di me per aver recitato nel lontano ma sempre caro 2018 per il maestro dell'horror all'italiana Domenico Torchia. Domenico. Tornando ad Europe Bike, sono successe tantissime cose che racconteremo in queste puntate. Ricordo di iscrivervi al canale che vi lascio in descrizione per poterle seguire, nonostante tutti i giorni noi cambiavamo città per seguire le tappe di Nicole. Ho conosciuto il mio primo re, il re di Leeuwarden, un re senza corona, con il fisico da sventrapapere e lo sguardo alla Paul Newman. Documentary? Sì, director of film the documentary. Documentary, okay. The director. Yeah, excuse me, because my English is not perfect. We understand each other. But it's language is about communication, and I understand capirsi, you. You know, yeah. It's important to understand. 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 Nice for documentary. Yes, enjoy. E inavvertitamente ci ho provato con la moglie. Ci hanno offerto un caffè buonissimo, ho flirtato pure con la signora, la signora che stava vicino a me, abbiamo flirtato un po', cioè mi ha fatto sentire vivo, mi ha dato la carica per partire e per iniziare questo documentario. Nicole, nome da femmina però è un maschio. Nicole, go ahead, we are with you, I believe you can do it. Ah, ok, sì, ok. You can just walk up and tell him. Yeah, ok. And you can just walk up and tell him and then we can get a ticket. Ah, ok, thank you. 2 hours. Mio malgrado ho scoperto che nel nord Europa, pur volendo, è impossibile non fare il biglietto sull'autobus. Il che la trovo una cosa... non lo so. 2 ore, 4 euro, ma pure a Milano arriveremo a questi livelli. Come al mio solito ho fatto anche giornalismo d'inchiesta. Però queste sono le famose vetrine dove le ragazze, no, questa sarà piena, abbassa la camera. Are you Holland? No, we're from Scotland. Ah, ok. What fun for you? Coffee shop, yeah. Think of red light. Where is the liberty, the freedom? No, not freedom for me, for you?
No, freedom, vedi, detto anche i turisti, le turiste, poi bisogna vedere gli italiani, i turisti maschi non vedono libertà in tutto questo, capito? Vedono qualcosa di sono delle donne. E questo è il messaggio che passa a delle turiste donne che vengono ad Austria, non è positivo. Poi col coffee shop diventa tutto positivo, giusto? Va bene, ciao, grazie mille. Ok. Ah, ma non mi devi filmare che rientravo. Cioè, per tutti è la città della perdizione, parliamoci chiaro, parliamo di coffee shop, di erba libera, di grandi sederi e di... Ragazzi, una domanda, one answer. No, why? In realtà c'è una cultura pazzesca dal museo di Van Gogh, che probabilmente è l'unica cosa che conosco io. A Bruxelles siamo stati drogati contro la nostra volontà da un gruppo di hooligans. E a Strasburgo, nonostante minacce naziste, abbiamo avuto le palle di cantare il nostro inno nazionale. Alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Si giamcio corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Per cui siamo stati poi arrestati per circa 3 ore, finché appunto non è arrivato Vincent Candelà a pagarci la cauzione. Ringraziamo Vincent e ricordiamo che in Francia c'è appunto la cauzione. In tutto questo, confrontandomi con vari indigeni, sono riuscito a trovare nuove idee, nuovi sviluppi per il documentario. Would you like an idea to make this documentary more interesting? For example, interview people in front of the European Parliament. Yeah, questo è Emilia Filma, questo è il Parlamento Europeo, mica l'avevamo capito. Idea to make this documentary more interesting. Yeah. Maybe being drunk during the documentary. Yeah, possiamo sostituire i carboidrati che tu prendi per la tappa con i carboidrati dell'alcol. Quindi tu ti alcolizzi prima di partire e poi smaltisci durante la tappa. Questa è un'idea, questa è un'idea. In Lussemburgo abbiamo ricevuto un'accoglienza bellissima da parte di ragazzi che vivevano lì e ci stavano seguendo in quel periodo sui social. Salvo poi accorgerci che praticamente questi erano una comune di scambisti che si era fissata con Nicole e voleva coinvolgerlo nelle loro, insomma, nei loro rapporti di coppia, giochi a tre, ste robe qui. Io approfitto di questo video per scusarmi ufficialmente con questi ragazzi, perché essendo che Nicole in quel periodo stava affrontando un'impresa sportiva di un certo tipo, per quella sera abbiamo dovuto scegliere solamente una coppia con cui appunto giocare. Perdonateci. Grazie, perché comunque siete impegnati, bravi, poi bravi. Alla fine non sono nessuno, sono un ragazzo normale che piace la bicicletta. Quindi vi ringrazio. Grazie a te. Grazie a te. Grazie. Poi ad una certa il capo supremo di questo viaggio, l'immenso direttore, mi ha ricordato il vero motivo per cui eravamo lì. I want to connect the Europe with us, with our region. E soprattutto chi ci avrebbe dovuto dare i soldi. È la prima volta che vengo in una città del nord Europa e non vedo un ordine architettonico. Quindi ci stiamo... Fino ad ora ci siamo lamentati di Amsterdam, ci siamo lamentati di Leeuwarden, ci lamentiamo anche di Rotterdam, perché l'obiettivo, signori, di questo documentario è portare tutti a vivere in Basilicata. Questo è l'obiettivo. Ci vengono descritti paesi all'avanguardia, con una cultura straordinaria, però se poi uno va a indagare si rende conto... Cosa ha di bello questa città? Tutto, la moda, i diamanti, i ristoranti, la gente... E parliamo sempre di consumismo, non di cultura, eh? Cultura anche. Cosa c'è di culturale interessante qui? I grandi pittori fiamminghi. Adesso chiederemo dove sono i pittori fiamminghi. Non è che li ho trovati neanche questi poeti fiamminghi, quindi anche la gente del posto, pur di attirare il turismo, racconta delle menzogne. Per fortuna in questo percorso ho trovato anche delle persone oneste, sincere. Where is the culture in Anversa? Where is the culture? Where? In the have. Our culture is cocaine and diamonds.
Quindi cose tutto sommato effimere che possiamo trovare benissimamente anche in Italia e soprattutto in Basilicata. I'm Belgian and I will tell you all to go to Basilicata because there is a great atmosphere and the region is absolutely beautiful. Don't hesitate to go there. Go visit Basilicata, please. Have fun. La Basilicata è una regione tanto bistrattata, tanto maltrattata, eppure che conoscono tutti nel mondo e tutti apprezzano. Do you like Basilicata? Yeah, of course. Basilicata is the best region in Italy, in the world, yeah. Basilicata is better than Anversa. Of course. Basilicata is the best place to see right here. Yes, come here and let's see. Yes, of sure. Do you know Basilicata? Yes. Why? Basilicata is the best place of the world. Yes, yeah. Is the best place. Yeah, prova in camera. Basilicata is the best place in the world. In the world. Are you single? Single? La ragazza ha detto che Giuseppe non conosce bene il posto, ma si rende conto come spesso i potenti, le persone d'affari, questi loschi individui nascondano le bellezze dei territori tipo la Basilicata per fare i loro affari. Noi invece la vogliamo far conoscere, lei è d'accordo con noi per farla conoscere. Is the best place in the world, Basilicata. Basilicata is the best place in the world. Alla grandine. Nonostante il diktat della regione che ci aveva promesso svariati fondi che poi non sono mai arrivati, io per onestà intellettuale non ho mai smesso di raccontare le bellezze reali dei posti che stavo andando a visitare, che stavo vedendo. Nico, siamo arrivati finalmente ad Anversa, una città ridente, fuggitiva. E niente, quali sono le tue emozioni oggi? Oggi non cioè, è emozioni. Non sei emozionato? No. Valorizza un attimo pure altre cose, capito? Quando vedi che faccio così vuol dire valorizzami qualcuno. Contestualmente mi sono anche innamorato diverse volte, perché sappiate, signori miei, che se c'è una cosa che ci può salvare, questo è l'amore. Si sa, le serate non vengono filmate per ovvi motivi, ma è lì che si trae ispirazione, è lì che vengono a me Aldo le migliori idee. Salutarvi ricordandovi appunto di iscrivervi oltre che al mio canale, al canale di Europe Bike, che vi lascio il link in descrizione, dove ogni venerdì uscirà una nuova puntata su una città europea. Volevo aprire una parentesi. In questo viaggio insieme a noi c'era Aldo Turrini Adduce, il mio storico produttore, ed è stato questo l'ultimo lavoro che abbiamo fatto insieme. Lui è stata una persona che ha creduto tanto in me, mi ha dato fiducia in un momento in cui nessuno mi dava fiducia, ed è una cosa fondamentale per un artista. È stato importante per il mio percorso di crescita, non lo posso negare, ed è anche presente in vari camei nel miglior film italiano degli ultimi 30 anni, che casualmente ho diretto e scritto io. E insomma, è stato una colonna portante della mia attività artistica da quando ho iniziato, più o meno, perché poi l'ho incontrato un giorno all'IKEA per caso, mi pare nel 2016, fino appunto per 3-4 anni è stato lui la mia forza, il mio punto d'appoggio. Poi appunto abbiamo avuto degli screzi, delle problematiche dovute a tante cose, tra cui anche il fatto che era difficile controllare il suo modo di essere, diciamo la sua perversione. My name is Karine. Cari Rocco, he's Aldo. Aldo, my producer. We make a documentary in this period. Excuse me, Aldo, don't touch your hand, okay, your leg, because Aldo is it's crazy. Yeah, it's more crazy. E nonostante lui sia una persona splendida, ci creava problemi lavorativamente avere questa persona che spesso, insomma, Aldo, I like don't touch, Aldo don't touch, a lot. Don't touch, Aldo, don't touch, okay, don't touch, okay, Aldo is dangerous. Oggi dopo un po' di anni ho risentito Aldo, io sono cresciuto, lui è migliorato, è cambiato, si è anche arricchito a quanto pare.
E non è escluso che un giorno, in un futuro non troppo lontano, potremo tornare a collaborare.